Mi sono ritrovata qui. Quel cretino mi ha ficcato qua. Mi ha detto: vediamoci sto video. Te sei qualcosa? Io no. Sei curioso? Io sì. Sto parlando con te. Nel cesso di una discoteca. Di un samurai, sentirsi uno schifo. Difficile stare al mondo quando perdi l'orgoglio. Devi solo soldi. Welladi, welladi, habibi d'alena. Mi chiede come va, come va, come va, spiegherai. Ah, una timbrica fastidiosissima. Cantate! Strozzata, è fastidiosa, no. È orripilante, è insentibile. Un'estensione vocale di una gallina strozzata. Questo certo. È un mentecatto che ha toccato apposta quelle due frasette simboliche che vanno a toccare l'umanità delle però persone. Però ha vinto Sanremo il mentecatto. Questo ha vinto Sanremo. Questo l'ha vinto perché è stato messo lì. Questo ha vinto Sanremo. Questo ha vinto Sanremo. NCS. Ma non che? Ci siamo. No. Non ci siamo, non categorico. Ci stai. Non ci stai con la testa. Voladì, voladì, sceri, voladì. Di parole a caso. Voladì, voladì. Ma la cagà, va. Hola, me. La cagà. Stiamo parlando di un cane. Un cane bastardo, bastonato. Ragazzi, la discografia sta morendo, non ci siamo più, dove stiamo finendo? NCS. Io se una cosa è bella la riconosco, a prescindere se sia egiziana, un palestinese o un terrone come me. Un polentun. Il velo, no, la mamma, poverino il bambino, la bella scena, che poi ci mancherebbe, una bella scena, però capite che è messa lì apposta. Cantate. Canto meglio. Sotto la doccia. Ti faccio delle canzoni fatte meglio io sono un canterino. Ma guarda di, a parte che è una cosa egiziana, quindi che appunto, perché appunto la timbrica dell'Egitto, hanno le voci. Sì, ma è stonato come una cazzo di gallina strozzata prima di essere uccisa per un pranzo. Vabbè, ci hai pensato per dirla questa. Ma sì, ma dai, un tacchino. Holadi, oh no. Ma perché quello che ha messo arigatoia. Ma ti prego, ma che spacca? Quello solo a lavorare. Vedi, questo spacca. Anche quello dice cazzate. Chiedevi solo soldi, no? Attaccando l'italiano, no? Che magari gli chiede l'affitto. Ma che c'entra con l'italiano? E lui non lo vuole pagare l'affitto. Ma come? È quello il senso, capito? Non vuole pagare l'affitto. Ah, dice, chiedevi solo soldi, i soldi non ci sono. Ok, io sono stronzo che devo pagarmi l'affitto? Io mi pago l'affitto di due case e in più di altri posti dove lavoro. Sono stronzo. Ma che c'entra l'affitto? Non pago neanch'io. Faccio una canzone e mi chiedi soldi. C'ha una bella voce. E poi gli egiziani hanno una bella voce. Sto sudando a sentire ste cacate. Un bandito. Dai, c'ha una timbrica orrenda. Come che team? Me canta meglio di te però. Canta, fa schifo. Non è vero, oh, con tutti quelli che ci stanno mo che usano autotune. Oh, siamo nel trabicolo se mi fai dei ragionamenti del genere. Dopo la frutta c'è il dolce però. Ti sembra questo cane a me piace. Allora, è musicale sto video, è orecchiabile. Ma perché è musicale, scusa? Poi che cazzo l'ha fatto, voglio dire? E poi ha fatto Charci Chaplin. Poi se lo merita, scusa, oh. Ma che cazzo si merita? Questo si merita di andare in miniera a lavorare. Se avessero fatto vincere Ultimo con la sua canzonina molto melodica, cosa avrebbe parlato la gente? Niente, avrebbero parlato per due giorni. Di questo ne parlano perché entrano in gioco, no? Le persone che sono patriottiche, il razzismo, difendiamo. Cioè, allora, questo video io vorrei parlare un attimo adesso. Cerchiamo di capire un attimo. Sta spostando l'aria, capito? No, sul concreto vorrei andare a parlare un attimo. Andiamo veramente su un discorso concreto. Cioè, vogliamo vedere i dislike di questo video? I dislike. Cioè, ma se sono 61.000 dislike. In confronto a 7.000. In confronto ai like comprati, quindi NCS. Comprati o non comprati? Che cioè, mo tutto compra. Ma come si veste? Perché lui come si. Tu come ti vesti? Ma guarda qui che stai, che swag fashion. Ma se stiamo al chiuso con una felpa questa. Ma sembra una cazzo di segretaria no. Dice a me come mi vesto, che sono fashionable. Guardate lei com'è vestita, sembra uscita, non lo so. Ragazzi, ha vinto Sanremo, perché? È perché è bravo, se lo merita. Non è bravo, è un cane. Già viene dall'Egitto, che è una realtà, poverino, che non si sa che cosa succede alle persone, il maltrattate. Venuto qua, ha avuto sta fortuna, tu mo devi rompe coglioni. Io pescono le bisbole alla manetta. È difficile stare al mondo quando
Quando perdi la dignità. Quando perdi l'orgoglio. Ma che orgoglio, la dignità di riscuotere. Ma magari lo pensa una sorta veramente di sensibilità e sensibilizzare le persone su quello che è la situazione in Italia. È strumentalizzare. È strumentalizzare. Cioè. Basato su queste due frasette della minchia, per tutte le persone, oh povero. Ma le magari ma le che pensa cazzo di contenuto è? Ma magari le pensa veramente quelle cose. Ma ci mancherebbe, ma le penso anch'io, sono anch'io umano. Sono messe lì appositamente per avere un riscontro tuo. Queste cose sono messe apposta lì per far dire o povero o è vero o questi ragazzi eccetera, senza sapere che cosa c'è dietro a questo ragazzo. Vabbè, però... in retroscena questo qua magari è pieno di grano. Okay. Capisco il produttore che è il produttore, come si chiama, Dardasht, c'è dietro un giro di soldi. Ma quante persone, soldi, soldi, quelli che lui, questo mentecatto, ha pagato. NCS, ma... madre di Dio, Calcutta, mette in ballo pure Calcutta, il madonna in coronetta. Ma ha delle belle inquadrature, bei colori, belle inquadrature, è fatto bene, c'è sta pure il padre. Sento male, mi tremano le mani. Senti, mi tremano le mani, belle inquadrature. Ma ti sembra un video con delle belle inquadrature? Ma tu l'hai fatto tu, no? E allora? Ma per grazia di Dio, non le faccio ste cacate, faccio dei video più dinamici. Questo è un video tutto con un cazzo di telo dietro, una macchina della minchia lì, una scena iniziale che va a spingere sul soggetto. Ma poi cos'è quella roba nera, quel velo lì pietoso, appunto, un velo, spieghiamo un velo pietoso. È un velo che fa vedere l'infinito. Aiuto! Aiuto! Tu sei una pescarese di merda. Io una pescarese. Arrivi qua e mi dici cazzo, cucini gli spiedini sulla piastra elettronica. Cioè, a Milano cucinano gli arrosticini, che si dicono le spedocce, non gli spiedini, sopra una cazzo di piastra. Ciccia, sei a Milano. Qua ci sono le piastre elettriche, per il consumo e per la bontà dei prodotti. Tutto. Punto primo, abbi rispetto che sei una terronazza e arrivi qua a insegnare a me come devo cuocere gli arrosticini. Certo. Ma tu cuociti gli arrosticini con la fornacella. In Abruzzo. No, e non ve li mangiate gli arrosticini degli abruzzesi. Avete niente, avete i palazzi, il grigione. Ma tu sei mai venuta a vedere dove abito io, che c'ho la piscina comunale tutta alberata. L'oratorio, ci sono i bimbi col parchetto. L'oratorio. Dove vivi? Io in un bosco. Bandido, bandido. Quando mi alzo la mattina, infatti ho cambiato ultimamente, mi programmo le mie musiche per alzarmi la mattina. Ecco, ora ho la musica della radio. Accendo M2O, parte il remix di sto mentecatto. Quando perdi l'orgoglio e io mi sto alzando la mattina, cioè come vado, come mi predispongo per la mia giornata, vado ad affrontare i problemi giornalieri. E non ti metti la radio, è semplice, perché al mondo piace questo. Ed è pure un bel ragazzo. Che vuoi dire? Guarda che è brutto. Hai visto che schiena, come che la fame. Visto te, ma dove vai? Ma come nonna si metterebbe con te. Ma è piacere. E in più si fa un tatuaggio. Sei irascibile, guarda. Sono molto irascibile. Che tu vuoi dirmi che quel tatuaggio sta. Non costa almeno 700-800 euro. Si tatua un serpente a sonagli. Che significa? Che significa nella sono un coglione. No, segno di rinascita e immortalità. Ci stanno tanti stronzi sì, al mondo. Sì, ma capisci perché? Che c'è un ragionamento allora. Dietro pianificato. Non di spontaneità, non di bene umano. È messo sì, apposta perché però. Ci sono le rincoglionite. Come? Me. La Fanta. Grazie. Dopo ti faccio vedere dietro quanto sono rincoglionito. La macchinetta che usa per fare tatuaggi. Ma se lo ma può permettere, sapete quanto costa? Scusami. Se lo può permettere, mi fai una canzone, mi chiedevi solo soldi, ho perso l'orgoglio, devo cambiare casa e mi fai la macchinetta da 700 mila euro e il tatuaggio su, devi fare un video che ma è in linea con la canzone. Mi fai un contenuto così sfruttato a sensibilizzare la mentalità delle persone buone, capire le difficoltà di queste persone. Io sono il primo, attenzione. Madonna radio. Dietro questo personaggio c'è una persona molto sensibile che ha aiutato tante persone di questo tipo. Trascendiamo da ogni significato, da ogni cosa che si può percepire da quello che dico. Però questo è fatto apposta, capito? È un video creato apposta per far dire povero, povero. Per questo è un video costoso, una merda di video ma costoso. Quanto avrà pagato Sanremo, Baglioni, direttore artistico, per essere nominato prima, quando tutti avevano votato ultimo? Ultimo doveva vincere, non doveva arrivare ultimo. Qualità vocale, no, tu non il volo puoi. L'hai sentiti? Il volo, il volo è una qualità vocale molto finestra. Alta, non altissima, però molto alta. Che so chi è il volo, però cioè mi vuoi mettere le due cose? No, è che si mette la bandana. Un bandito, questo video poteva essere. Non mi toccavo, vai via. Fortunatamente non lo conosco. Ma per fortuna che te conosce e lui sfortunatamente non conosce me, è un bravo ragazzo come me, insomma.
questo è un periodo di merda dove ci va in giro sto tipo di musica, vuoi non vuoi ti entra nel cervello perché è orecchiabile, devi accettarlo. Mo non ha vinto. Io manderei dall'analista te e lui insieme. Questo è scambio culturale, raga. Meno male che te ne vai, oh madonna. Vai, vai. Che solo stronzate ho sentito finora, eh. Raga, mi rimango solo io. Vorrei dirvi anche una cosa. Cioè, qua si tratta di un video fatto apposta per sensibili. Hanno messo un bambino con la mamma col velo, no, da sposa. Se avessero fatto vincere ultimo, ragazzi, Sanremo, comunque il volo, ragazzi che hanno una dote canora maggiore, artisti di livello, ok, rispetto a lui, si sarebbe... Mi chiedi come va, come va? Avrebbe vinto ultimo o il volo. Perché? Ancora questo stai parlando? Perché? Eh sì, perché non ho più argomenti, non so più di che cazzo parlare. Hanno una qualità vocale maggiore, sono artisti di livello, ok? Invece hanno fatto vincere questo mentecatto perché almeno se ne parlava, ok? Ne parlavano, quindi ci rendiamo conto di questo. Che crocetti. Perdono, no. Crocetti, dici, lo dici a Mahmood in questione. Mahmood, appunto, sì. Mahmood, non Mahmood. Holadi, holadi, oh no. Non per due giorni qua. Questo vi parla in teronesco. Cosa vuol dire? Mi sputi un attimo. Ti piace Terrone? Ti piace Terrone? Gna gna, ma lo guarda. Aspetta. Ci sarei anch'io, eh. Esci fuori dall'inquadratura. Parlate con me. Comunque, raga. Ok, che preferite lei? È stata. Oggi aspetta. Dimenticavo che avevo una penna in testa. Ma che mi metti fuoco? Spero che tutti i ragazzi che seguono me e questa disgraziata che è la Fanta, la Fanta Girl Baby, I wanna get this love, bombo class, focus on. In ogni caso, questa ragazza mi contraddice su ogni cosa. A me piace. A livello musicale, dice a cucci mi piace. A cucci mi piace. A me non piace. A me fa schifo. Invece quando parlo di canzoni veramente belle, ok, che dico minchia, senti che bomba, senti che lavoro che c'è, ma tu me le scarti tutte. Sono stufo. Sono stufo, non si può lavorare così perché prodotto della Madonna che c'ho dentro qua. Discografici, questa maledetta qua che dice non si indica, schifo. Non è insegnato che non si indica. È che schifo, che schifo mi viene a dire, no? Mi viene allora, dice, vuoi fare un dico, paragone che con merda? Lui? Io non ti dico che questa è la mia canzone preferita di tutti i giorni. Vattene. Guarda, io non ce la facevo più. Io ringrazio Dio che se n'è andato perché mi aveva rotto troppo i coglioni. Comunque, quello che vi voglio far capire è il fatto che, secondo me, a prescindere adesso da quello che lui abbia detto o non detto, dal contenuto della canzone, dalla timbrica, se vi fa cagare o meno, io credo che sia giusto il fatto che lui abbia ricevuto questa possibilità, che abbia vinto, mo, o stato, sono state comprate, se più, che cazzo è, eccetera, eccetera. È meritato, raga, se l'è meritato e basta, cioè non possiamo stare a giudicare quello mi fa cagare, quello no, perché a te fa cagare, a me piace. Che facciamo? Ci scagniamo? No, tu te l'ascolti, tu non te l'ascolti, io me l'ascolto. Tutta la musica sia bella. Quindi non possiamo stare a dire questo fa cagare, questo non fa cagare. Che cazzo vuoi? Che voce? Perché non ha contenuti? Come le cama? Non possiamo, sto qua. Sta andando. A rompere. Certo. Guardate che bello. Sta registrando. Oh, ma mettiamo il pezzo, ma che è? Parler avec toi, hein? Alors, à plus tard, à demain et bon voyage! C'ha capito? Nuova parola che hai inventato. Mi dislike, mi hai scritto? Dai! Scrivimi dislike! Ho scritto dislike! Cioè, scrivimi dislike, inteso i pollici giù,
mi ha scritto dislike, cioè questo like. Ah, ma questo significa questo. Madonna, l'ignoranza qua predomina. Scrivi dislike. Ma bene, paghi tu le iscrizioni alla scuola. Ma rincoglionita. Piano! Però non per i maroni! Ma che cazzo è, bresciano? Scrivi dislike con la D, è italianizzato, no? Like, dislike. Barra sta bitches. Capisce un cazzo. Tu sei una bitches.